Ce lo siamo cercati perché abbiamo la partita in mano così, abbiamo sbagliato troppe volte il raddoppio e alla fine, quando la partita era finita, siamo stati puniti. È sicuramente colpa nostra. Così il tecnico del Perugia Massimiliano Alvini ha commentato l'1-1 di ieri contro la Spal. Il gol al 94esimo di Lat Lat ha impedito al Perugia di prendersi 3 punti che sarebbero stati molto importanti per la lotta playoff. Non è quindi bastato il bel gol di Kwan, che al 61esimo aveva ribadito in rete di testa il preciso cross di Beghetto. Non è di certo la prima volta che il Grifo lascia per strada punti negli ultimi minuti di gioco. Infatti, nelle ultime 12 partite sono ben 6 le reti incassate dai biancorossi dal minuto 80 in poi, reti subite che sono costate complessivamente 12 punti, a partire dal gol di Ciurria al 95esimo di Monza Perugia, che ha decretato il 2-2 finale, passando per il blitz del Pordenone Alcuri firmato da Cambiaghi al 90esimo e per i gol di Bianchi e Palacio che tra l'81esimo e l'84esimo hanno ribaltato il risultato in favore del Brescia. Infine, il calcio di rigore dell'1-1 trasformato da Coda al 90esimo in Perugia Lecce e il gol di ieri di Lat Lat. Ed è mancato quella mentalità che questo difetto questa squadra ha in questo momento nel portare a casa una vittoria sacrosanta meritata. Lavoreremo per cercare di migliorarle queste cose. Io penso che la prestazione sia stata importante anche quella di oggi. La partita dominata sotto tutti i punti di vista contro una squadra forte. L'abbiamo regalata. Siamo stati sciocchi. Abbiamo regalato la partita. Semplice. Abbiamo regalato 2 punti. Ci è successo altre volte. Forse il percorso di questa squadra è il prezzo che in questo momento sta pagando.